Grande entusiasmo a Pozzomaggiore per l'Ardia di San Costantino. In una cornice di folla festante si è svolta la tradizionale corsa a cavallo. A condurla è stato il primo cavaliere, Gianluca Diana. Protetto dalla sua scorta e seguito da tutto il gruppo di cavalieri, ha compiuto i classici tre giri intorno alla chiesa. La 102esima edizione che ha suscitato, come sempre, forti emozioni è ormai in archivio. Una bellissima Ardia, come al solito l'eleganza regna. Come abbiamo visto i cavalli sono stupendi, sono fantastici, sono in formissima. E poi la cosa più bella è che il tracciato, il percorso dà adito appunto ad essere tutti tranquilli, perché la sicurezza qua è la base di tutto. La cosa, Gianluca è un cavaliere espertissimo, come anche le sue scorte. Siamo felicissimi della scelta che è stata fatta a suo tempo, ma questa edizione sta dimostrando molto 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 partecipata. Abbiamo visto che la gente sta continuamente aumentando in questi anni, per cui che dire se no che questa festa è in crescita costante e noi siamo orgogliosissimi. La corsa a cavallo, che rappresenta una dimostrazione di coraggio, di forza e di abilità, è un atto di omaggio al Santo Imperatore e simboleggia la battaglia vittoriosa di San Costantino avvenuta a Roma nel 312 d.C. Questa manifestazione è particolarmente sentita da tutta la comunità pozzomaggiorese. Sono contentissima di aver ricoperto il ruolo di obriere e sono soprattutto molto felice per mio marito che ha fatto il cavallo di punta. Ogni anno aspettiamo questa festa, un ritrovo anche per gli immigrati o comunque per le persone pozzomaggioresi che non stanno più ormai in paese.